Buonasera, benvenuti. Io sono Armando Buonaiuto, il curatore del Festival Torino Spiritualità. In realtà io qui sono un'incongruenza, perché sarebbe dovuto esserci Pietro del Soldà, che però purtroppo, guardi, ho reagito uguale quando mi ha detto, anche un po' peggio. No, perché mi avrebbe, intanto perché poi... perché Pietro avrebbe dato sicuramente anche uno splendido contributo in termini filosofici. Io farò del mio meglio, però sono molto contento di stare in mezzo a loro. Ho fatto il possibile per non salire tutti e tre nello stesso momento, per non farvi pensare che la genetica a volte fallisce clamorosamente, perché c'è una sproporzione a vederci in piedi che mi mette a disagio. Quindi bene così che siamo tutti seduti. Allora, Alessandra Viola, già stata da noi a Torino Spiritualità in passato, qualcuno lo ricorderà, in dialogo con Vito Mancuso a inaugurare un'edizione di un po' di anni fa, un'edizione dedicata al respiro durante il periodo Covid. Bello vederla, insomma, in una condizione diversa, in cui ci siamo più o meno lasciati alle spalle certe cose. Scrittrice, giornalista, produttrice televisiva e autrice di trasmissioni Rai. E, tra l'altro, loro, è bello dirlo subito, si conoscono perché hanno collaborato anche a un libro che hanno scritto, appunto, hanno scritto insieme, A Quattro Mani, che è Trash, tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti, in cui Alessandra Viola e Piero Martin si sono interrogati su alcune questioni che forse toccheremo anche oggi. Alessandra ha collaborato anche con Stefano Mancuso a un libro che è un bestseller assoluto, che è Verde Brillante. E poi c'è un bellissimo libro di Alessandra che si chiama Flower Power, che è edito da Einaudi, che vi consiglio, che riguarda il tema dei diritti delle piante, ma è tanto più di quello che vi ho appena detto. Piero Martin, fisico, insegna all'Università di Padova. È stato responsabile scientifico di grandi progetti internazionali. Adesso si sta occupando, diciamo, per la parte legata alla fisica, di un progetto italiano, che è il progetto DTT. Un progetto legato al tema della fusione nucleare, e si tratta di, se ho capito bene, poi magari ce lo dirai meglio, di, attraverso questo progetto, di indagare alcuni aspetti per venire a capo di questioni sia scientifiche che tecnologiche che hanno una grande rilevanza, tipo la gestione di temperature altissime. Insomma, qua è finito il mio apporto scientifico. E, appunto, vi ho detto, hanno scritto insieme Trash, ma Piero ha scritto anche altri due libri molto interessanti. Uno è dedicato alle sette misure del mondo, cioè, insomma, è la maniera in cui noi cerchiamo di fissare una misura al mondo rispetto alla quale valutare anche lo scarto. Infatti questo è un tema che è molto interessante rispetto all'imperfezione. E poi ha pubblicato Storia di errori memorabili, che è una panoramica scientifica attraverso l'errore. Io, appunto, come avete capito, io sono più un umanista, e quindi mi interessa molto capire come, attraverso le loro testimonianze, capire come la scienza si approccia al tema dell'errore, perché io nel mio immaginario ce l'ho un'idea di come la scienza si approccia al tema dell'errore, e mi deriva da un film che ho visto e vorrei condividere con voi questa prima clip, perché credo di non essere forse il solo che se la immagina così. Niente. Oh, dottore, sono... No, so col morale. Se la scienza ci insegna qualcosa, ci insegna ad accettare i nostri fallimenti come i nostri successi, con calma, dignità e classe. Figlio di puttana, bastardo, te la farò pagare! Perché mi hai fatto questo? Perché mi hai fatto questo? Lo lascio, dottore, lo lascio! Così lo uccide, lo lascio! Non voglio più vivere! Ora non voglio più vivere! Calma, dignità e classe.
Oh, mamma! Ecco, io sono stato un po' condizionato da questo, credo. E quindi io mi immagino Piero Martin che prende a calci un reattore di fusione e Alessandra che sradica i boschi, però spero che mi aiutino a cambiare idea. Ed è, insomma, quindi per questo l'assenza del soldato per me è molto utile, sarà un grande insegnamento. Vorrei subito, chiaro che insomma qua era per riderci su, però è vero che la scienza, parto da Alessandra Viola, è vero che la scienza ci propone un modo di guardare l'errore che è molto diverso da quello che abbiamo noi abitualmente quando inciampiamo in un errore nelle nostre vite, che lo consideriamo paralizzante, vergognoso, terribile. Certo, la scienza dovrebbe insegnarci, buonasera, ad avere un approccio costruttivo con tutte le nostre vie sbagliate. Sicuramente le piante hanno molto da insegnarci in questo senso, perché sbagliare per loro o avere un problema non è quella battuta d'arresto che un po' interferisce anche con la dignità, insomma, come per noi. Quello che io vorrei raccontare questa sera è proprio così, com'è l'approccio vegetale al mondo dell'errore, perché secondo me è come in tanti altri settori, le piante hanno tanto da insegnarci. Diceva Bernardo da Chiaravalle, troverai nella natura più insegnamenti di quanti ne puoi trovare nei libri, e considerando che lui insomma aveva fondato questo monastero dove c'era questa grande scuola amanuense, che lo dicesse lui, che insomma di fatto mandava i monaci a trascrivere i libri, mi sembra molto significativo. Sì, perché non vi abbiamo detto, sì, il titolo, se non erro, Appunti scientifici e filosofici per cercatori imperfetti, ma trattando il tema scientifico ci sembrava interessante giocare anche su questo tema dell'errare ed erranza, no? Sono insomma le due accezioni. E chi è che proprio non erra, nel senso che non si muove? Eccole lì, le piante, almeno questa è la nostra percezione, che però magari Alessandra ci rivelerà essere una percezione non così corretta. Vorrei rivolgere più o meno la stessa domanda a te, Piero, perché tu rispetto al... Per mi piacerebbe anche che ci raccontassi un aneddoto che ci hai rivelato prima, legato al tuo essere, alla tua presunta umiltà che mette in discussione. E quindi sì, chiedo anche a te qual è in generale, secondo te, l'approccio scientifico rispetto all'errore, qual è il tuo approccio scientifico rispetto all'errore? Sì, allora, la citazione di prima era molto... molto vera, no? Più o meno diceva la scienza deve accettare sia i successi sia gli insuccessi sia gli errori, anche se in realtà questo non è poi così vero e neppure così semplice. Poi magari lo elaboreremo, ma vorrei partire da una considerazione. La narrazione delle nostre vite e di conseguenza anche della scienza, che poi è fatta da esseri umani, è in gran parte una narrazione di successi. Pensate a un'esperienza che probabilmente tutti voi avete, no? Amici che postano sui social grandi piatti, no? Cene meravigliose, quasi a raccontare una vita fatta appunto di grandi portate. In realtà poi, come tutti voi sapete, la vita è fatta anche di tante minestrine scongelate, che fanno parte del vissuto comune e che tra l'altro sono anche tanto cattive peraltro, eppure quella parte di narrazione non c'è, scompare. E qualcosa di simile accade anche nella scienza, e qui appunto lo dice chi la fa. La nostra produzione scientifica avviene per libri, avviene per pubblicazione di articoli, però molto spesso in quegli articoli viene riassunto solo il risultato finale, quello che magari può portare anche al Nobel. Proprio domenica scorsa mi è capitato di parlare dei ragazzi via Panisperna. Nell'ottobre del 34 Fermi pubblica il primo articolo di una lunga serie, che sarà quelli che poi lo porteranno al Nobel con i neutroni lenti, è una paginetta sostanzialmente sulla ricerca scientifica della rivista del CNR. È una paginetta che naturalmente riporta il risultato, ma quello veniva da mesi e mesi di prove, di tentativi, di fallimenti, che però il nostro sistema, tipicamente la nostra attitudine, non ci induce a rendere pubblici. Io ho portato due o tre oggetti, no, qui
che a mio giudizio in qualche maniera rappresentano bene la nostra attitudine verso l'errore. Se sono oggetti di uso comune che ho acquistato qui in una cartoleria a Torino, no? Sono vari tipi di correttori, questo è a pennello, questa è la boccetta classica, questa striscia, no? E poi c'è le gomme da cancellare, cioè, e poi le penne, anche le penne, no? Chi fa le parole crociate le conosce, vanno molto bene per scrivere e cancellare, questa è estremamente emblematica, come anche le matite, tra l'altro poi ho approfittato di Armando perché non l'avevano fatto apposta, ma ce l'avevano davanti, guardate questo cartello che era lì sulla biglietteria, no? La matita ideale, con un piccolo pezzo di matita e un gigantesco pezzo di gomma, questo riassume in maniera meravigliosa la nostra attitudine, il nostro atteggiamento verso l'errore, noi agiamo, ma siamo sempre pronti, abbiamo sempre la necessità di poterci immediatamente correggere, di nascondere l'errore, no? Tant'è che anche se sapete, una volta nei documenti, quelli ufficiali, notarili, no? Si parlava prima anche dei testamenti, le modifiche andavano fatte con un tratto di penna che lasciasse evidenziato, non si poteva usare il bianchetto proprio per lasciare evidenziata la modifica e magari per imparare da essa. Ebbene, tutto questo è qualcosa con cui noi facciamo fatica a fare i conti. L'ultimo oggetto che mi sono portato via, ma colpito, lo userò a casa, è una crema da calzature, no? Un lucido a scarpe. Anche questo serve a correggere le imperfezioni. Noi con le imperfezioni difficilmente riusciamo a farci pace, eppure, come dicevi Armando, fanno parte totale, completa della nostra vita. È qualcosa che ci appartiene. È la vita stessa. No? Cioè, leggevo un articolo scientifico, questa bella frase che da un errore può arrivare la morte, può nascere Picasso, no? Perché l'evoluzione si è basata su una serie di mutazioni, di errori nella duplicazione del DNA. Sono state queste mutazioni che hanno permesso migliaia di anni fa ai nostri antenati di differenziarsi dalle scimmie, facendo crescere il cervello e facendoci evolvere verso l'Homo sapiens. D'altra parte può essere un errore di mutazione di una cellula che causa un cancro, causa un tumore e quindi la morte. E ecco, quindi l'errore è la vita, no? La vita stessa nasce da un errore, noi siamo qui oggi perché il DNA, siamo quelli che siamo, è cambiato, è mutato, e allo stesso tempo la nostra esperienza è fatta di errori. Però si fa fatica, il punto di partenza, che poi è del libro, poi arrivo subito, chiudo con l'aneddoto, è proprio questo, cioè quello che con l'errore facciamo fatica a far pace. Il tentativo che ho fatto col libro è stato proprio quello di provare a riappacificarsi con l'errore, no? Tenendo conto che tutti ne facciamo e che dagli errori, poi magari ne parleremo, la scienza ci dimostra quanto si possa imparare. Dopodiché, dopo aver detto tutto questo, vi racconto anche l'aneddoto di cui mi chiedeva Armando. Il libro esce ai primi di febbraio e qualche giorno dopo, esce giovedì mi pare, la domenica, un grande quotidiano nazionale dedica al libro l'apertura della pagina della cultura, che vuol dire per un autore naturalmente suona un grande piacere, una bella recensione, un'intervista. Alla mattina presto mi arriva un messaggino di un amico, mi fa: Piero, ma non è che sei stato un po' troppo immodesto? Io l'ho fatto, guardo il testo dell'oro e l'ultima domanda, il giornalista mi chiede: professore, ma come mai hai scritto questo libro? Io gli rispondo sinceramente: ma guardi, è una sorta di libro autobiografico, perché sarà che nella mia vita ho commesso tanti errori, ho voluto un po' parlarne e cercare anche di imparare da essi. Il diavolo ci mette, no, fa le pentole ma non i coperchi. Nella tipografia viene aggiunto un non, una piccolissima tre letterine, quindi la mia risposta si leggeva: sarà che io nella vita non ho fatto tanti errori, quindi, cioè, e quindi con questo snobismo terrificante e dando dei cretini a tutti quelli che leggevano, naturalmente vi insegno io come si fa, no? Ma voi, diceva lui, doveste sapere quanta gente davvero ci ha creduto. Poi, insomma, effettivamente è una cosa un po' strana, no? Però ecco, succede anche questo. C'è tutta una serie di esempi celebri, ma insomma, anche io ne sono rimasto vittima. Grazie Piero, grazie anche per tutti questi oggetti che hai comprato, perché tra l'altro ci consente di dire alla Regione Piemonte che noi Torino Spirito Italia fa girare l'economia cittadina. Assolutamente. Una roba importante questa, sì. Molto.
Ecco, Alessandra, rispetto al tema appunto delle piante che non errano, cioè che nel senso non si muovono, adesso a me veniva in mente una figura come quella di Rachel Carson, no? Che probabilmente è un po' alle radici della nostra coscienza ecologica, le scrisse Primavera Silenziosa, in cui anche ci dava l'idea che di un ecosistema davvero intessuto di sé, no? Per cui ciò che tu compi, ciò che tu compi da una parte può creare poi delle ricadute, degli errori possono diventare sempre più drammatici, no? E questa è una cosa importante nel momento in cui noi ci approcciamo all'ambiente. E diceva lei, Rachel Carson, anche siccome aveva una scrittura anche molto poetica, diceva che la maggior parte di noi cammina come bendato nel mondo, non rendendosi conto delle bellezze e delle meraviglie che ci sono intorno. Questo di nuovo ci parla di errare, ci parla di inciampi, perché se cammini con gli occhi bendati è molto facile che tu finisca con la faccia a terra, ma soprattutto ci parla di questo grave errore di visione che noi facciamo, che poi insomma ci porta a una distorsione antropocentrica. E credo che rispetto al tema delle piante, dei vegetali, del mondo vegetale, questa cosa forse sia l'ennesima potenza. Ma sì, infatti tu giustamente citi Rachel Carson, che poi scrive le lezioni di meraviglia proprio per questo, no? Perché dice bisogna meravigliarsi, ce lo dicono in tanti, no? Se uno un po' ha letto, si è guardato intorno, insomma questa idea di continuare a meravigliarsi, di riprendere a osservare, ce la suggeriscono in tanti. E nel caso delle piante è veramente straordinariamente importante, anche perché noi, secondo gli scienziati, abbiamo questa cosa che si chiama cecità vegetale, per la quale tendiamo a ignorare le piante sostanzialmente e a trattarle come uno sfondo, come se fossero un po' una carta da parati del pianeta. Per un motivo evolutivo, in realtà, non è soltanto colpa della nostra disattenzione, ma il punto è che noi dalle piante non ci siamo mai dovuti difendere, perché le piante non ci hanno mai aggredito. Sì, magari c'erano quelle velenose, ma insomma nessuna ci è mai venuta incontro, ci ha dato un morso. Mentre gli animali sì, quindi abbiamo imparato a fare molta attenzione a ciò che si muove e pochissima, quasi nulla, alle piante. E questo problema cognitivo ce lo portiamo dietro ancora oggi, sappiamo che esiste, ma non sappiamo ancora esattamente come porre un rimedio. Eppure sappiamo che dovremmo al tempo stesso, perché pensate che tutto è green oggi, no? È tutto verde, la benzina verde, l'economia verde, il Green New Deal, tutto quanto è green. C'è la Green Week, c'è la, non so, potete fare mille esempi di quante cose ci sono green, solo che questo green ormai è diventato così un colore che non vuol dire più niente, è stato come è diventato astratto, no? E invece originariamente questo verde veniva da una parte precisa, cioè è il verde della clorofilla, delle clorofille, anzi bisognerebbe parlarne al plurale perché sono tante, ma insomma è il verde che ci dà da mangiare, che ci fa respirare, che ci dà il fiato, perché polvere sei e polvere tornerai, no? Dice la Bibbia, visto che qua faccio un piccolo spoiler, Piero Martins ha portato niente meno che la Bibbia. E allora, no, Dio dice all'uomo, dopo averlo cacciato dal paradiso terrestre, dice guarda che adesso polvere sei e polvere tornerai, perché era polvere e poi lui ha infuso l'alito della vita. Ma questo alito della vita da dove viene? Sì, filosoficamente, visto che siamo al festival della spiritualità, no, spiritualmente chiaramente è divino. Ma questa divinità in terra che ci infonde lo spirito e che ci fa vivere dandoci da respirare ogni giorno, sono le piante. Quindi questo errore gigantesco che è alla base di tutta la nostra vita, che è quello di ignorare le piante, di trattarle come se fossero degli oggetti, sono dei soprammobili, alla meglio sono degli oggetti esteticamente gradevoli, per lo più sono solo delle cose. Guardate quando piantiamo gli alberi, per esempio, no? Abbiamo disperatamente bisogno di alberi, soprattutto in città, perché ci servono per pulire l'aria che altrimenti ci fa ammalare, ci servono per filtrare l'acqua che altrimenti ci allaga le strade. Allora cosa facciamo? Intanto ne seghiamo a più non posso, ma insomma quando poi va bene li ripiantiamo, ma le ripiantiamo come se fossero delle colonnine di cemento o dei bastoni, li mettiamo lì e poi li salutiamo. Sono alberelli piccoli, magari hanno 3 anni, 4 anni,
5 anni, sono cuccioli ancora. E diciamo, vabbè, li mettiamo lì perché tanto in natura fanno da soli. Ma sì, in natura sì, ma dentro una città, magari con l'estate, con i cambiamenti climatici, no. Quindi stiamo seminando scheletri di legno in giro per le città. E anche questo è un errore, no? Naturalmente di prospettiva gigantesco, così come è un errore continuare a tagliarli, capitozzare, potare in questi modi assurdi. Ma come si esce da questo errore e la maggior frequentazione? Perché poi effettivamente appunto l'animale te lo porti dietro, ti ricambia lo sguardo. Con la pianta ci parli anche, perché penso che più o meno tutti abbiamo qualche volta parlato con una pianta sul davanzale, ma tu per esempio lavorando con Stefano Mancuso, quando avete scritto Verde Brillante, quando tu hai scritto Flower Power, cerchi di scardinare questa cosa, e dov'è che si agisce per correggere questo errore? Ma intanto ho una notizia per tutti, perché il più grosso errore gigantesco che ci portiamo dietro è quello di avere il famoso pollice nero, no? C'è qualcuno che dice, ah, io le piante faccio morire tutto, a me mi muore tu, mi piacciono tanto, però mi muore tutto, quanti lo hanno detto? E io, qualcuno dice, c'ho proprio il pollice nero, cioè pianta una settimana stecchita. Allora, intanto vi faccio così una nota di curiosità. Provate a pensare di fare lo stesso discorso parlando di animali. Ah, a me i cani piacciono tantissimo, Però ogni volta mi regalano un cucciolo, una settimana, non so perché, sarà troppa acqua, poca acqua, sarà che mi scordo di dargli da mangiare, ma il gatto pure, guarda, l'altra volta mia madre ha lasciato il gatto, dopo meno di un mese era morto pure lui. Cioè, vi immaginate, no, la gente con gli occhi... Invece lo diciamo delle piante. Vabbè, morto il cactus, fa niente, morto il tronchetto. Cioè, pensate che differente concezione che abbiamo. Sono vive pure queste, Sono senzienti, sono intelligenti, comunicano, riconoscono i parenti, imparano, ricordano, non abbiamo tempo, ma vi vorrei raccontare tutte queste cose divertenti. E però, se non è un errore questo... Io penso che se Pietro del Soldà fosse stato qui, probabilmente vi avrebbe parlato, in relazione al tema dell'errare e dell'errore, di un libro del filosofo Georg Simmel, che si chiama Filosofia dell'avventura, perché è un libro in cui non si parla in maniera esplicita di errore, però si parla del fatto che l'errore lo puoi alla fine considerare come una grande avventura, e noi abbiamo bisogno di molta avventura, perché l'avventura spezza il guscio dell'abitudine e sospende la tua abituale temporalità. Quando tu vivi un'avventura è come se in quel momento ci fosse un segmento che si sottrae alla abituale continuità della tua vita e avesse un suo inizio, una sua fine, ma avesse anche una dimensione di carotaggio molto profondo che cambia le cose per te. Spesso dopo un'avventura noi abbiamo una percezione molto diversa. Una frase molto bella che dice Simmel è che l'avventura, e io credo che questo valga anche per l'errore, inarca la vita. Mi sembra una bellissima definizione questa di inarcare la vita, e che mi rimanda anche ai nostri legni storti, perché il nostro tema di quest'anno appunto sono come legni storti, che è una frase di Kant, ma ci dice che essere storti, essere inarcati, essere tortuosi, in definitiva noi siamo fatti di quel legno lì, e quindi con quel legno ci dobbiamo fare i conti. Ma ci dice anche un'altra cosa, ci dice che il legno perfettamente dritto fila verso la luce seguendo una propria traiettoria, il legno storto invece divaga e necessariamente intreccia anche gli altri legni, e gli altri legni diventano dei meccanismi di appoggio. E io adesso non lo so, qui mi smarco per un attimo da Frankenstein Junior e provo a pensare alla scienza in maniera seria. Credo che il processo di ricerca scientifica abbia a che fare con quest'idea dell'intreccio e del far, perché non lo fai da solo il processo di ricerca, no? Dove tu sbagli ti appoggi anche alla valutazione che sa fare qualcun altro di te. Mi chiedevo se in questo senso la scienza rispetto all'errore è anche un insegnamento di comunità. Sì, allora intanto volevo dire che stiamo facendo un buon lavoro per sostituire Pietro, perché tu hai la barba, io sono veneziano, quindi insomma in due forse riusciamo, ecco. Dunque, tu hai lanciato due stimoli che vorrei seguire, questo dei legni storti e quello dell'avventura, no?
E magari comincio dal secondo, quello dell'avventura, perché nello scrivere questo libro io ho usato molti esempi scientifici, ma anche molti esempi presi dalla storia, ed è sostanzialmente una modestissima, diciamo, racconto, non la chiamerei storia, proprio un modestissimo racconto fatto dalla parte di chi ha perso, no? Dalla parte di chi ha sbagliato. E tra le tante persone, così, le tante storie che ho raccontato, ce ne sono alcune che mi sono state particolarmente a cuore, no? Una di queste, a proposito del senso dell'avventura, è quella, scusate che ce l'ho qui adesso, la leggo, non guardo i messaggi ma devo solo leggerla, che viene da, eccolo qui, da un monaco, che viveva, un monaco benedettino, nell'abbazia di Malmesbury, che è in Inghilterra. E la storia viene fra il X e l'XI secolo, viene narrata da un suo confratello in una cronaca che si chiama Gesta Regum Anglorum, del suo confratello Guglielmo di Malmesbury, e a un certo punto racconta del frate di Fra Oliviero che decide di buttarsi giù dalla torre, nel senso che Fra Oliviero decide che vuole volare. Lui era un grande studioso di miti antichi, fra cui quello anche di Dedalo e Icaro, e quindi pensava che, come ce l'avevano fatta loro, ce l'avrebbe potuto fare anche lui. E allora leggo proprio queste pochissime righe di cronaca in cui appunto Guglielmo racconta del confratello Oliviero. Era Oliviero per quei tempi istruito, di età matura, e nella sua prima giovinezza aveva tentato azioni di grande audacia. In qualche modo, ne so poco a proposito, aveva fissato delle ali ai suoi piedi e alle sue mani così da poter volare come Dedalo, equivocando la leggenda come verità. E, con il vento a favore, dalla sommità della torre volò per più di uno stadio, circa 200 metri. Ma scosso dalla violenza del vento e dalla turbolenza dell'aria e dalla consapevolezza del suo sconsiderato tentativo, cadde, si ruppe entrambe le gambe e rimase zoppo per tutto il resto della sua vita. Lui stesso usava dire che la causa del suo fallimento fu di aver dimenticato di fissarsi una coda nella parte posteriore del corpo, no? E allora questa io la trovo una storia veramente bella, perché racconta proprio di questo senso dell'avventura, perché va letta nei dettagli. Questo monaco era di età matura, era istruito, era, come dire, probabilmente un senior, no? Avrebbe potuto passare il resto dei suoi giorni studiando, dando consigli, essendo considerato magari venerato come un maestro, ma lui si mette in gioco, lui vuole volare, quindi vuole correre il rischio dell'avventura, va oltre, no? Supera i confini, erra. Lui erra nel senso della parola, proprio nel senso letterale. E poi c'è un altro tema che, diciamo, a me piace moltissimo. Lui si butta, poi a un certo punto c'è questa turbolenza, no? C'è il vento, ma soprattutto c'è questa frase: scosso dalla consapevolezza del suo sconsiderato tentativo. Cioè, immaginatevi quest'uomo vecchio con queste ali che si è buttato alla torre alta 60 metri, sta volando e si rende conto: santo cielo, cosa sto facendo? No, sto precipitando. Ma e quindi ecco l'umanità, no? Perché di fronte all'errore poi abbiamo consapevolezza, ci rendiamo conto che magari che stiamo facendo qualcosa di sbagliato, però c'è proprio il volare, c'è proprio il voler andare oltre, no? Lui si la cava anche bene, poi alla fine, per quello che ha fatto, ha volato 200 metri, 60 metri di altezza, si è solo rotto due gambe, tutto sommato se n'è anche sfangata per bene, no? Eppure, c'era proprio questa figura dell'errante. Secondo me questa figura proprio riassume un po' tutto. Ma poi c'è il secondo tema, no? La ricerca, i legni storti e la scienza. E c'è anche qui, mi permetto di usare un'altra citazione perché è molto importante e più, diciamo, senz'altro scritta con parole molto migliori, decisamente migliori delle mie, di Karl Popper, che dice: evitare errori è un ideale meschino.
Se non osiamo affrontare problemi che siano così difficili da rendere l'errore quasi inevitabile, non vi sarà allora alcun sviluppo della conoscenza. In effetti è dalle nostre teorie più ardite, incluse quelle che sono erronee, che noi impariamo di più. Nessuno può evitare di fare errori. La cosa più grande è imparare da essi. Ecco quindi il tema che tu lanciavi, il legno storto, no? La scienza, per, diciamo, non può non fare errori, proprio perché, come dice Popper, lo scopo della scienza è affrontare problemi che siano così difficili da rendere l'errore quasi inevitabile, come Oliviero che si butta giù, no? Quasi inevitabile. E se ci pensate, quando la scienza affronta problemi esenti da errore, diventa tecnologia, diventa applicazione, diventa produzione in serie. E quando si va oltre, che si prendono i percorsi storti, i legni storti, ci si appoggia sulle teorie esistenti, si barcolla, si va avanti. E quindi la scienza diventa anche un grandissimo esempio di quello che poi è la nostra vita, perché le nostre vite sono fatte esattamente nella stessa maniera. Se ci pensate bene, tutte le nostre grandi passioni, le passioni del lavoro, le passioni dell'amicizia, le passioni dell'amore, sono tutte fatte nel superare confini, nel correre dei rischi, no? Nel commettere degli errori e naturalmente poi nel saperli riconoscere. Quanto è triste, no? Quanto è diciamo è così poco significativa una vita che sia, come dire, libera da passioni. Amando si sbaglia, c'è poco da fare, no? E però poi è anche molto bello poterlo riconoscere, magari anche poter chiedere scusa, magari poter andare oltre. In tutto questo la scienza diventa un grandissimo esempio di vita. E dopo magari vi racconterò anche un altro punto, un grandissimo scienziato come Enrico Fermi, che nella sua Lectio Magistralis per la consegna del premio Nobel commette un errore e lo riconosce, no? La grande passione, il momento in cui un grandissimo fisico arriva col suo più grande risultato, commette un errore, però allo stesso tempo lo riconosce. Ecco, secondo me questa è la bellezza della scienza, lasciami dire anche la bellezza della vita poi. È vero. Adesso io faccio il momento spirituale, dopo tutta questa scienza, e mi riporto a te con una bella frase di Confucio che dice che il saggio applica la sua forza alle radici. Poi, consolidate le radici, si sviluppa la via. Che è bello che non dice lui sviluppa la via, si sviluppa, come se noi nel momento in cui effettivamente consolidiamo i nostri ideali, abbiamo una reale presa sul suolo che calpestiamo, la via nascesse un po' da sé. Però questo tema delle radici, ecco, siccome tu stai lavorando a un libro che io spero di poter leggere presto, perché lo trovo molto intrigante, il fatto di capire che tipo di postura esistenziale e di modi di vita noi possiamo trarre dal mondo vegetale. Allora, questo tema delle radici, per noi che parliamo di errore, di inciampi, di non saper stare con i piedi per terra, di finire a gambe all'aria, questo tema della radice a me sembra di grande interesse. È molto bella questa citazione che hai fatto e riporta appunto ad un tema importante per la vita di tutti noi, quello delle radici, dell'essere radicati o radicali a seconda dei casi, e mi fa pensare a tutto il vocabolario che abbiamo, se vuoi, anche oltre che alla postura, adesso ci arriviamo, ma tutto il vocabolario vegetale che abbiamo, che è molto divertente, perché noi naturalmente cresciamo e possiamo per esempio coltivare le nostre passioni, possiamo imparare qualcosa di nuovo e avere e far germogliare dentro di noi delle nuove idee o delle nuove consapevolezze, avere della nuova linfa che scorre dentro di noi. Possiamo fiorire oppure possiamo sfiorire, ce ne sono centinaia. Naturalmente le nostre idee possono ramificarsi o le nostre relazioni e così via, no? Però tutto questo vocabolario che noi adoperiamo, che naturalmente non ci compete, perché io non, dentro di me non scorre la linfa, io non posso fiorire e sfiorire, no? Lo prendiamo tutto quanto dalle piante. È tutto un vocabolario che noi rubiamo togliendogli significato, del quale ci appropriamo, proprio come la parola green di prima, destituendolo però della sua struttura, del suo fondamento. E un altro errore, secondo me, nel rapporto che abbiamo con le piante, che racconto in questo libro, che si chiama Chiedi a una pianta, che esce a novembre, grazie per averlo introdotto,
sta proprio anche nel modo in cui parliamo delle piante, no? Quando noi diciamo, quello lì, un vegetale ormai. Poverino, no? Che c'ha? Che gli è successo? Sarà, no? Sarà in letto ormai, no? In stato semicomatoso, comunque deprivato di qualcosa, non si può muovere, non ragiona, non parla più, non lo so, ma gli è successo qualcosa di bruttissimo. Oppure possiamo dire da quello non capisce un cavolo. O ancora diciamo, ma chissà quante ne vengono in mente a voi, io vado così, ha la testa vuota come una zucca. No, potrebbe essere vuota come un pallone da baseball, per dire no, una zucca. Oppure, che ne so, anche quando associamo dei colori, per esempio, c'è rosso come un peperone, quindi gli è successo anche lì qualcosa di brutto, si è scottato, si è imbarazzato, c'è qualcosa che non va. E quando diamo quel minimo di furbizia a una pianta, come nel caso per esempio del finocchio, diciamo, quello ha infinocchiato qualcuno, no? Si è fatto infinocchiare, comunque è una cosa brutta, è stato sleale, ci ha fregato. Cioè non si sentirà mai, eppure sarebbe bello dire, che ne so, quello è intelligente come una lenticchia. Paziente come un tiglio. No, cioè l'unica cosa che associamo alle piante è un po' la forza. La resistenza, perché sappiamo del legno, quindi forte come una quercia, per dire, ma insomma anche questo è abbastanza raro. Quindi pure nel modo di esprimerci facciamo un torto alle piante, siamo pieni di errori in questa relazione col mondo vegetale, che invece di per sé non sbaglia, perché il mondo vegetale, come tutta la natura, in realtà noi diciamo procede per tentativi ed errori, ma procede solo per tentativi, nel senso che l'errore non si può veramente dire che sia inteso in senso evolutivo. Cioè è una strada che uno ha preso, poi magari non è quella giusta, va da un'altra parte, però non c'è quel momento di arresto, secondo me, di sosta che c'è nell'errore, no? Quello in cui uno si ferma là e dice «che ho fatto?» No. Disastro. Cioè quel momento lì, nella natura, non c'è veramente, non c'è quel momento di fermarsi e un po' guardarsi e dire non ci hai capito niente, no? Come si dice. La natura non ce l'ha questa cosa qui, quindi anche è un'altra postura che dobbiamo imparare, secondo me, dal mondo naturale, dal mondo vegetale. Mi hai fatto pensare a una leggenda, che non so poi quanto fondamento abbia, ma insomma, sul perché gli ulivi sono tortuosi, e che racconta che il sacerdote Caifa ha deciso di crocifiggere Gesù, allora manda i soldati nel bosco e poi li manda in un uliveto, insomma, a cercare la legna. E gli ulivi, che non vogliono assolutamente finire a fare la croce di Gesù, si disperano, e si disperano talmente tanto che si attorcigliano nel dolore su se stessi. Quindi l'ulivo è tortuoso per quello, perché ha preferito soffrire lui, torcersi lui, piuttosto che torcere la vita di qualcun altro. È molto bella, non so da dove arrivi. Tra l'altro, e mi porta anche alla tua Bibbia, che sono un po' curioso. Intanto spero tu l'abbia comprata a Torino. Naturalmente le edizioni paoline. Però hai preso la tascabile, che sì, costa meno. Sì. È un po' un peccato, che scoccia un po', però vabbè. Sì, è più leggera, sì, esattamente. E ascendenze genovesi, no, scusa, spiega tutto. No, chi chiedo, no? No, perché c'è l'edizione in Audi, ci lasciavi 80 euro nell'economia, sì, sì, nostra, ma vabbè. Esattamente. E sì, no, perché allora io adesso mi rendo conto che faccio la parte di quello un po' meno serio, perché finora abbiamo fatto i ragionamenti, naturalmente. Questo però è abbastanza comunque divertente, nel senso che dimostra come l'errore sia davvero sempre in agguato, e in qualche maniera è vicino anche alla mia esperienza di cui vi raccontavo prima, ed ha a che fare con una Bibbia, di nuovo fatemi ritrovare la citazione, che dovrebbe essere qui, sì, che era stata pubblicata attorno al 1631, e parecchie migliaia di copie in Inghilterra, e nel capitolo 20 dell'Esodo, vengono dal versetto 1, vengono elencati 10 comandamenti.
In particolare, a un certo punto si arriva verso la fine: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare. Bene, nel 1631 viene pubblicata, appunto stampata dagli stampatori reali una Bibbia, viene messa in commercio, viene riletta naturalmente, ma evidentemente non con sufficiente attenzione, perché dopo pare qualche giorno che è diffusa, l'arcivescovo l'apre e si rende conto che ancora una volta è la questione di un non che scompare. Nel mio caso è arrivato in più, non ho commesso molti errori nella mia vita, qui è scomparso sul comandamento non commettere adulterio. Quindi il Padre Eterno disse all'umanità: commetti adulterio, cioè proprio della serie datevi da fare. E allora potete immaginare la reazione dell'arcivescovo, insomma si è un attimino come dire risentito della cosa. Hanno tentato di richiamare tutte le copie in commercio, cioè quelle che erano diffuse, ci sono riuscite per moltissime, ma non per tutte. Se per caso avete a casa una Bibbia del 1631, dateci un'occhiata, perché oggi hanno un valore strepitoso. Al mondo ne sono conosciute una ventina, l'ultima è stata battuta, mi pare, in Nuova Zelanda, è stata la prima del emisfero sud, per decine di migliaia di dollari, insomma, quindi è certamente un grandissimo valore. A dire che quindi davvero l'errore conta moltissimo. Ma poi volevo anche fare un altro commento, invece questo più serio, invece tornando all'aspetto più, diciamo, più legato alle nostre vite, che riguarda un aspetto che io ritengo molto importante, perché quando si parla di questi temi, ovviamente uno dei rischi è quello di relativizzare. Allora, e questo occorre una grande attenzione, perché ci sono errori. Ci sono errori come quello di Oliviero, ci sono errori come quello della Bibbia che, diciamo, fanno sorridere a centinaia di anni di distanza, ma ci sono errori che fanno molto male. Io credo che ciascuno di noi, io per primo, ho commesso errori che hanno fatto del male ad altre persone, e la vita è fatta anche di errori che addirittura possono essere puniti dalla società, no? Perché arrecano dei danni talmente gravi che possono arrivare fino a privare la vita, no? Togliere la vita a qualcuno. E allora il punto fondamentale è fare attenzione, cioè non è che, come dire, fare un elogio dell'errore, imparare dall'errore, significhi che va ben tutto, no? Cioè, ovviamente, aspetto fondamentale è riconoscere la consapevolezza, l'ammissione di quello che si sta facendo, quella narrazione anche dell'errore che molto spesso tendiamo invece a cancellare con la gomma pane. E ecco, nel momento in cui c'è questa, va ricordato che un documento, diciamo il documento fondante della nostra società, che è il vediamo se lo ritrovo, cioè ritrovo ancora una volta la citazione, che è la nostra bellissima Costituzione. All'articolo 27 parla proprio degli errori gravi, no? Quelli che vengono puniti con delle pene. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Allora, questo aspetto ha una valenza fondamentale anche di fronte ai crimini più orrendi, no? Gli errori più gravi. Il nostro documento fondante, la nostra convivenza, riconosce comunque il diritto alla rieducazione, cioè all'essere, diciamo, al rendersene conto, all'espiare, ma anche a diventare persone diverse. Questa è un aspetto estremamente importante, perché da un lato non è assolutamente facile da accettare, no? Pensate anche alle vicende di cronaca. No, c'è un processo, purtroppo, con una vicenda tragica, no, che è successa qualche mese fa, sui giornali di qualche giorno fa il procuratore generale della Repubblica di Venezia ricordava: attenzione, noi stiamo processando un individuo, non stiamo processando una categoria di crimini, no? La responsabilità è sempre individuale,
e quindi vanno comunque garantiti tutti i diritti che la Costituzione riconosce. E tutto questo è estremamente significativo perché da un lato ci dice che gli errori sostanzialmente non vanno lasciati da soli, vanno riconosciuti, vanno anche quando necessario, diciamo, identificati, ma allo stesso tempo occorre sempre pensare che dall'errore comunque si possa fare poi un passo avanti, anche dei più gravi. E quindi ecco, questo era un punto che ci tenevo molto a fare per dire che diciamo quello che ci portiamo dietro è qualcosa che non è semplicemente un va tutto bene, ma qualcosa di molto più profondo. È la consapevolezza che tutti sbagliamo, ma allo stesso tempo la consapevolezza che dall'errore si può imparare. E di nuovo, così come fa la scienza. No, questo sarebbe, cioè, quello che noi, su cui noi volevamo lavorare un po' quest'anno. Tra l'altro, questa edizione tematicamente è in una strana continuità, almeno nella mia testa, con l'edizione dell'anno precedente, che era dedicata al qualcuno, insomma, l'ha frequentata, la morte e il morire, e che era un tema che ci mette molto in difficoltà, no? Perché incrina le nostre costruzioni di noi stessi, no? Nessuno vuole ragionare in maniera lucida e fredda sulla soglia del limite. E quindi, quando ci siamo chiesti quale tema, dopo aver trattato un tema così urticante come la morte, potessimo affrontare, è venuto fuori l'idea di ragionare sulla nostra imperfezione, sull'errore, perché quando, non so se capita anche a voi, che quando uno sbaglia poi mi dice mi sono sentito morire. No, quella sensazione proprio, cioè come se l'errore venisse a bloccare ogni potenziale vitale, come se tu rimanessi incastrato eternamente in quell'errore, non fosse semplicemente una cosa incidentale che ha toccato il tuo percorso, ma fosse qualcosa che ti vincola, ti blocca, da cui non può rigenerare la vita. E questo mi portava a pensare invece a cose che io poi ho scoperto sulle piante leggendo i tuoi libri, cioè che davanti a un trauma è molto diverso il modo in cui reagisce una pianta. Cioè, se io davanti all'errore, a un errore doloroso, mi sento proprio deprivato di una parte di me e penso che non riuscirò mai più a tornare a generare una normalità nel mio riconoscere me stesso, ecco, le piante invece anche in quello mi sembra che ci diano un insegnamento molto filosofico. Ma le piante ci danno continuamente insegnamenti filosofici. Come dicevo prima, secondo me, è chiaro che è sempre una nostra interpretazione antropocentrica quella del mondo vegetale, però secondo me per la pianta questo momento di blocco che tu dici, il sentirsi morire, non c'è. Magari ci può essere effettivamente un rallentamento, il tempo necessario per capire quale strategia adottare, perché poi le piante sono delle strateghe abilissime, no? Noi le vediamo qui così ferme. Io, dovete sapere che prima Piero Martino è entrato con tutto questo armamentario di gomme, gommine, con la Bibbia. Io ho detto, io non porto niente. E allora Armando è stato gentile, si è prestato, ma che vuoi portare? Voglio portare due piante, perché io qua abbiamo le nostre maestre di vita. Se vogliamo parlare di errore, ma anche di qualcuno che ci sa consigliare come non commetterli, sono qui. Perché quando uno c'ha paura, no? Deve prendere una decisione, oppure vuole un consiglio, allora tipicamente, se è una persona umile, no? Chiede un consiglio. A chi lo chiede questo consiglio? Beh, a qualcuno che pensa che abbia più esperienza, oppure a qualcuno che magari gli vuole bene, no? Quindi da cui si sente protetto in qualche modo, dalle cui attenzioni si sente accudito. Allora io ho pensato, ma qualcuno che ha più esperienza di noi, centinaia di milioni di anni, non 1, 2, 10 come tra esseri umani, no? Che poi ha tutto un altro set di esperienze. E qualcuno che è generoso, che ci vuole bene, che ci nutre, che ci fa respirare, no? Che ci dà da costruire. Meglio delle piante. Cosa c'è? Quindi se uno ha un dubbio, chiedi a una pianta, nel senso, qua ci sono tutte le risposte, perché poi alla fine i problemi della vita sono sempre gli stessi. Cioè, come comportarsi con i parenti, come comportarsi con i vicini di casa, che succede se qualcuno mi attacca o mi fa mobbing, o è meglio collaborare o competere, una vita sotto i riflettori o una vita ritirata. Le piante hanno risolto tutti i problemi, ognuno a modo suo, e uno, se le osserva, sa da che parte andare, capisce come fare. Ci sono quelle piante artiste, che ne so, quelle che hanno trovato delle soluzioni strane, che ne so, le tillanzie, cioè hanno le radici per aria.
respirano, si nutrono praticamente di aria per fare quelle un po', no, fuori dagli schemi. Poi ci sono quelle tipo che fanno le piante carnivore e mangiano le cose sottoterra. Cioè, ognuno risolve a modo suo. Mi piaceva del concetto delle radici, che noi quando pensiamo alle radici pensiamo sia qualcosa che ci tiene vincolati, spesso anche a qualcosa di passato, però, no? Che sì, che ti blocca, ma in qualche modo ti appesantisce un po'. Invece le radici delle piante sono tutt'altro che proiezione passata, perché sono potenza in divenire e sondano, cioè si tratta proprio di errare. Sono proprio errare, movimento, radicamento e sono conoscenza. In realtà essere radicati significa conoscere, lo diceva già Darwin, che nella punta di ogni singola radice c'è l'intelligenza di un animale inferiore. Quindi Darwin dice sostanzialmente che ogni apice radicale, ogni capsuletta in cima ad ogni singola radice è intelligente come un verme. Che io quando l'ho letto ho detto, vabbè, un verme, che sarà mai tutta questa storia dell'intelligenza delle piante? Ma quella è una però. Quante radici ha una pianta? Centinaia, migliaia, decine di migliaia, a volte milioni. E queste piccolissime intelligenze, come un po' i nostri neuroni, sono tutte in rete tra loro e si sommano. L'intelligenza delle piante sta nelle loro radici, quindi in questo errare delle radici. Io poi tra l'altro non l'ho detto, ma quando sono corso in ufficio a prendere le piante non mi sono accorto che hanno i tubicini, quelli attaccati all'acqua, no? Per cui ho rovesciato un secchio nel ballatoio che sta gocciolando sulle macchine di condominio. Vabbè, insomma, però, riattaccalo però poi. Sì, no, ma infatti poi dopo lo ricollego subito. Tu prima, ecco, no, stavo parlando delle piante che sono immobili e tu prima hai fatto accenno a fermi, che non so se no, perché è una cosa difficile collegare la fisica questa, alle piante, io, e quindi se vuoi questa Pietro del Soldano non l'avrebbe mai fatto. Vabbè. Non glielo diciamo, ecco, scusaci Pietro. Però ecco, prima, visto che parlavi delle piante, allora ho anch'io la mia esperienza di piante e torinese, peraltro, anzi voglio raccontarvi una bella notizia, perché ho salvato una pianta torinese. Allora, ero qui ad aprile al Salone del Libro, peraltro nello stesso albergo dove sto stanotte, quindi veramente, e tornando la mattina per andare in stazione, vicino a un cassonetto qua, credo in via Lagrange, non so, qui vicino proprio, vedo per terra un vaso con quelle piante, una sorta di pianta grassa, buttato lì vicino, proprio pronto per la spazzatura. La pianta poverina era un po' smencia, era un po', insomma, un po' andata. Però mi ha fatto, io sono passato col mio trolley e ho detto, accidenti, ma è un peccato, no? Magari questa pianta sta lì, finisce, anzi no, magari finisce dentro il cassonetto, invece è ancora viva. Allora ne ho preso un pezzo, perché il vaso era troppo grande per portarlo fino a Venezia, ne ho preso un pezzettino, l'ho tirato fuori dalla terra, l'ho infilato dentro un pezzettino di plastica che avevo in borsa ed è arrivato dopo un certo numero di ore fino a Venezia. Lì l'ho piantato dentro, ci ha messo un po' di settimane, adesso è diventata una bella pianta grande che mi ricorda di Torino. E che effettivamente questa cosa è un aspetto interessante, perché in realtà l'ho imparato da Alessandra, le piante possono essere delle magnifiche maniere per testimoniare dei ricordi, no? Delle persone con cui magari hai avuto delle esperienze, delle persone che non ci sono più. Io ho un pezzo di prato in montagna dove pianto alberi, no? È una lotta immane contro i cervi, purtroppo, perché se le mangiano tipicamente i cervi, però insomma un certo numero riescono a sopravvivere e cerco di piantarle in occasione magari di una conoscenza di qualche persona, magari io chiedo tu che pianta ti piacerebbe, no? E quindi già nel mio prato lì c'è una serie di alberi che mi ricordano alcune persone, no? E, insomma, è una cosa abbastanza divertente. Ma torniamo a Fermi, perché era solo per dire che anch'io c'ho la mia pianta torinese, magari domani. Anzi, sai cosa? Secondo me mi porto via una foglietta di questa. Questa è una di quelle
che si riproduce. No, quella no, quella roviniamo e basta. Questa qui invece è una di quelle che secondo me si riproduce in Ricordo di questa serata. Ma Enrico Fermi, sì, faccio una lunga storia breve, sostanzialmente arriva al premio Nobel nel 1938, che lui riceve il 6 dicembre, lascia Roma per quello che sarà il suo esilio dall'Italia a causa delle leggi razziali, che tra l'altro faccio notare una cosa, perché questa è un'osservazione, studiando queste cose, ho tenuto la lezione proprio domenica a Roma in Piazza di Pietra sui ragazzi via Panisperna, e c'è un aspetto estremamente interessante. Dunque, la prima delle leggi razziali del governo fascista viene pubblicata il 16 settembre, se non ricordo male, 1938. È quella sulla scuola e l'istruzione, che bandisce dalle scuole del regno gli allievi, le allieve, e le insegnanti e gli insegnanti di ebrei. Questa legge è contenuta in un trafiletto, avete presente come è fatta la Gazzetta Ufficiale, no? Due colonne, in una colonnina che è compresa fra un regio decreto per l'istituzione di una sagra patronale in Campania e un altro regio decreto di disciplina delle attività molitorie, cioè insomma, per dei mulini per la farina. In mezzo a due cose, come dire, apparentemente banali, no? Ci sta una legge, tra l'altro piace dirlo qui, ma firmata da un re sabaudo, quindi viva la Repubblica, che promulga le leggi razziali, no? Sulla base delle quali poi Fermi, naturalmente, avendo la moglie ebrea, lascerà l'Italia. Quindi quando si parla della banalità del male, consiglio la lettura, la trovate sul sito del Parlamento, di questa paginetta, perché proprio lo evidenzia in maniera molto chiara. Ma torniamo a Fermi. Fermi arriva a Stoccolma, tiene la sua lectio magistralis, nella quale presenta i risultati del suo premio Nobel. Ne presenta tanti. Il suo premio Nobel è fatto soprattutto per la scoperta dei neutroni lenti, dell'utilizzo dei neutroni lenti per produrre radioattività. Un risultato minore, diciamo un 5% del suo lavoro, del Nobel, riguarda quella che lui dichiara l'esistenza di nuovi elementi più pesanti dell'uranio, i cosiddetti elementi transuranici, che chiama, con una retorica diciamo dei tempi, eusonio ed esperio. Sono il numero atomico 93 e 94, no? Superiore all'uranio. Novità assoluta, naturalmente all'epoca si riteneva che l'uranio fosse l'elemento più pesante. Qualche settimana dopo, letteralmente, mentre lui è in viaggio dalla Danimarca agli Stati Uniti, un gruppo di scienziati tedeschi e austriaci, Lise Meitner, Otto Hahn e Fritz Strassmann, scoprono invece che quello che Fermi aveva osservato era la fissione nucleare. Cioè Fermi aveva osservato la rottura del nucleo a seguito del bombardamento neutronico, ma non se ne era reso conto. Per una serie di motivi, perché da un lato c'era un motivo proprio quasi filosofico, era una cosa talmente incredibile, no? Che si potesse rompere il nucleo, che anche per lui stesso, no? Per il genio che era ritenuta una cosa non possibile. Poi per una serie di errori anche tecnici, avvolge il campione con della carta stagnola per proteggerlo da altre radiazioni spurie, in questa maniera non vede i prodotti di fissione, insomma una serie di concause, non se ne accorge. Se ne accorgono questi colleghi e a quel punto Fermi capisce di aver commesso un errore. Attenzione, è un errore piccolo rispetto al corpo dei risultati che lo porta al premio Nobel. Avrebbe tranquillamente potuto, vabbè, lasciarlo lì e sarebbe passata una questione per gli storici della scienza. In realtà, se andate a vedere sul sito della Fondazione dell'Accademia Nobel, sono tutte le lezioni magistrali, c'è la trascrizione della lezione di Fermi, data il 10 dicembre 1938, a pagina 4 c'è un asterisco dopo una frase, una nota a piedi pagina, nella quale Enrico Fermi riconosce l'errore che lui ha fatto. Cioè, un premio Nobel riconosce l'errore, lo ammette. Ecco, secondo me questa è proprio, come dire, la lezione più importante, no? che ci può dare la scienza, di come
anche i grandi sbagliano, qui c'è tutta una teoria di grandi scienziati che hanno commesso errori, e di come soprattutto poi riconoscono i loro errori. E poi c'è tutto il tema, ma adesso certamente non c'è tempo di fare delle radici, perché anche quello è estremamente, anche per la scienza, anche per la fisica, è estremamente importante. Se pensate a quanto la relatività di Einstein affonda le sue radici nella fisica classica, no, nella relatività galileiana, e allo stesso tempo la stravolge, la innova, no? E quindi è veramente proprio questo tema, cioè parte dal profondo per trovare nuove strade per una comprensione più ampia del mondo. E quindi, insomma, è un tema davvero importante anche per la fisica. Grazie Piero. Alessandra, mi stavi dicendo... Sì, mi ha fatto venire in mente che c'è una storia in qualche modo parallela che riguarda la scoperta di una pianta che si chiama Dionea muscipula, non so se... In realtà poi quando ve ne parlo adesso due secondi scoprirete che magari l'avete vista e conosciuta perché è una pianta famosa. Allora, ad un certo punto scoprono questa pianta strana che ha delle foglie che sembrano delle boccucce con dei dentini che si chiudono quando ci si posano dentro degli insetti. La scopre il governatore della North Carolina, spedisce un esemplare di questa pianta con una descrizione ad un grande botanico del tempo, siamo nel 600, e dice: ho scoperto questa pianta acchiappa mosche, incredibile. Allora il botanico la studia, la guarda e poi scrive dicendo: ma è una pianta sensitiva. Pianta sensitiva vuol dire che appunto quando ci sale sopra la mosca la pianta si chiude e se la mangia, ma siccome è impensabile per l'epoca che un vegetale mangi un animale, e ancora oggi se ci pensate fa strano pensare che ci sono delle piante che mangiano topi, lucertole, no? Non soltanto insettini, cioè ci sono delle piante che mangiano anche dei grossi animali. E quindi questa pianta viene catalogata prima come sensitiva, dopodiché a un certo punto arriva Darwin, quindi passa quasi un secolo, e questa pianta viene catalogata come insettivora, lei e tutte le altre. E arriviamo così, piano piano, ci vuole ancora quasi un altro mezzo secolo perché arrivino le carnivore. Perché il fatto che la pianta mangi l'animale è semplicemente inconcepibile. Quindi si arriva addirittura a negare l'esperienza scientifica che dice che invece le piante mangiano e come. E ci sono delle teorie fantastiche, qualunque cosa pur di spiegare questa stranissima evidenza che di fatto lì dentro entrano degli insetti e poi dopo vengono digeriti. E allora si dice che gli insetti si suicidano. Quello è il posto in cui gli insetti vanno a morire quando sono vecchi. E poi ci sono delle piante che hanno come delle sostanze collose, no? Un po' appiccicose, si dice no, quello agenti atmosferici, no? Invece quelle cose lì appiccicano gli insetti e poi dopo quando vengono dilavate l'insetto finisce sul terreno e quindi è un altro modo per la pianta di assorbire i composti azotati, no? Quindi di fertilizzarsi in qualche modo, quindi di nutrirsi. Però ecco, vedi, l'errore si può sia usare in maniera fruttuosa che negare completamente, stravolgendo perfino l'osservazione, e in questo caso poi la comprensione viene poi molto ritardata. Bello questo. All'inizio si è, non so più se Alessandra o Piero avete citato il fatto che in genere nella scienza si dà poi rilievo ai conseguimenti, ai successi, no? A me invece piacerebbe allora chiedervi voi avete vinto entrambi il premio per la divulgazione scientifica, Alessandra due volte, insomma una volta l'avete vinto insieme, poi forse tu ne hai vinti anche altri, insomma avete sicuramente due carriere nel vostro campo di luminose, no? Però ce ne dite invece una volta in cui vi hanno proprio piallati, se sì. Perché ci conforta un po', secondo me. Beh, io a proposito del volo, per me è facile, però ero piccola, non so se vale. Anche io ho provato a volare e mi sono messa dentro una scatola, volevo tantissimo volare, allora c'avevo questa scatola di cartone, ho fatto i buchi di lato, ci ho messo le racchette. E però, siccome non sono scema, ho capito che essendo le racchette bucate non poteva mai funzionare, quindi ho legato dei sacchetti di plastica intorno alle racchette e ancora no. Allora, siccome sono intelligente, ho pensato ci vuole la rincorsa e quindi mi sono messa sul
diciamo sulla balaustra di marmo, insomma, del balcone di casa, e mi stavo buttando di sotto quando sono venuti a fermarmi, perché ci voleva la... mi stavo letteralmente sfracellando dal... Vedi i disegni di Leonardo con le racchettine. Però posso pensare a qualcosa di più recente, perché allora ce ne sono un certo numero. Mi interessava uno proprio anche nel vostro settore. Appunto, vi è capitato a volte di prendere un granchio? Ti tocca dirne per forza uno, perché sennò ricadi in quella cosa del giornale che non fai errori. Infatti. No, esattamente. Allora, io però, guarda, dovrei raccontarti una storia d'amore. Ecco, c'è un errore d'amore, perché questo è molto importante. E allora ero ragazzino, ero alle scuole medie, e tutte le... io abito a Venezia, all'epoca all'estate si andava in spiaggia al Lido a Venezia, e tutte le estati veniva vicino, abbiamo queste capanne, insomma, no, dove si va al mare, veniva una ragazzina, una mia coetanea di Genova, che aveva i genitori lì, e i nonni, scusate, e passava un mese di villeggiatura dai nonni. E a me piaceva tanto questa ragazza, ma ero molto timido, e quindi ogni anno, no, ci si dava appuntamento all'anno successivo, si scriveva delle lettere, ma poi, insomma, ero davvero molto timido. E quindi decido di fare qualcosa per far breccia nel suo cuore. Allora, lei era un atleta, cioè correva a livello agonistico, mi ricordo, gli 800 e 1500 metri. Era brava, cioè credo sia arrivata anche a livelli nazionali, se non ricordo male. Quindi io dico, faccio anch'io questo. Quindi finisce l'estate, un pomeriggio di autunno, mi presento al campo sportivo di Venezia, e al CUS Venezia, e vado dall'allenatore e dico, voglio fare gli 800 metri anch'io, no? Ecco, l'errore è stato di non aver guardato, poi magari quando ci alziamo in piedi osservate la corporatura di Alessandra, la mia, e capite adesso come andrà a finire. Allora lui mi dice, vabbè, senti, mi squadra, dice, guarda, adesso facciamo una garetta di scaldati un po', facciamo un 400 metri e così vediamo, ti prendo il tempo, vediamo come cominci. Allora, 400 metri è un giro di campo. Quando gli altri hanno finito il giro di campo, io ero a metà, praticamente con una crisi cardiaca, cioè proprio veramente. Arrivo lì ansimante quando gli altri sono praticamente sotto la doccia, e questo qui mi guarda, non commenta, dice poche parole, ma mi dice, perché indicando una parte del campo, forse vai a allenarti là dove fanno il lancio del peso, no? E è stata una cosa, una delusione, un errore terrificante. La storia di amore non si è mai coronata, purtroppo, e niente, e quindi si fanno anche questi errori. Dal punto di vista scientifico, vabbè, ce n'è un certo numero, uno, anche questo che racconto ogni tanto, vabbè, una piccola cosa, ma che ha a che fare, stavo producendo la tesi laurea, produco un grafico, e i punti in questo grafico si dispongono lungo linee parallele, molto, proprio molto parallele, differenziate, distanziate da distanze costanti. Voi sapete, quando un fisico vede una cosa, dei salti quantici, subito gli brillano gli occhietti, no? Soprattutto se sta facendo un problema di fisica classica e vede i salti quantici, dice, già vedevo il mio Nobel pronto, già giovanissimo. Fermi l'ha preso a 38, io ero già pronto praticamente a 24. E quindi vado al mio relatore tutto contento e dice, guarda, allora riesco, anche lui rimane colpito, accidenti, pensiamoci un attimo. E alla fine mi rendo conto, per fortuna sono riuscito a rendermi conto io, avete presente che come funziona il calcolatore? I calcolatori fanno i conti in maniera discreta, cioè hanno dei salti, no? Fanno 0,1, 0,2, 0,3, quando... fai come i pixel delle foto, non sono continui, sono fatti a tessere di mosaico. Quello che io stavo semplicemente osservando era la risoluzione del conto, cioè per forza si disponevano in linee differenziate da 0,1, perché era esattamente la risoluzione del calcolatore, insomma stavo semplicemente guardando un semplice effetto matematico. Anche lì una brillante, da un lato una grande... purtroppo una grande storia d'amore finita tragicamente, dall'altro canto una grande storia di scienza finita altrettanto tragicamente, ma poi alla fine, insomma, diciamo che
tirando le somme mi è andato un po' meglio per la scienza che con l'amore dopo la fine, dopo 60 anni, ma vabbè, uguale insomma. Però insomma hai raccontato la peculiarità di un errore, come spesso è l'errore scientifico, che non nasce da ignoranza ma nasce da studio, perché la cosa bella della scienza è che l'errore, credo, non lo si consideri mai un mai più, ma l'errore è un non ancora, no? Un non ancora sondato, un non ancora scoperto, un non ancora analizzato. Tu anche io ce n'ho uno bruttissimo su questo che sto per commettere, quindi adesso questo libro che ho scritto esce per l'editore La Terza. E allora questo editore mi ha detto: sì, vabbè, i saggi scientifici, però adesso vogliamo fare una cosa pop. Adesso va la natura pop, quindi una cosa insomma un po' che acchiappi un po'. Ma tu ce l'hai una cosa veramente strana tua che vuoi raccontare? E c'è un certo numero, dico, però magari me la terrei per me. No, ma dai, una così simpatica, insomma, pensaci. Così io ci penso, a un certo punto decido di scrivere, l'ho scritta, la trovate nel libro, la storia che mi vede dormire con una mela. Io dormo con una mela, almeno diciamo adesso quando comincia il primo raccolto, fino a primavera quando smettono di profumare. E allora volevo spiegarla questa cosa, no? Allora faccio tutto uno studio, perché io mi trovo molto bene a dormire con la mela perché soffro di insonnia e quindi dormo con le piante, insomma c'è tutta una spiegazione. A un certo punto quando mi sveglio, sto là, non so che fare nel letto, prendo questa mela e me la annuso, metto là, me la sbaciucchio, lo so, è una cosa un po', mi rendo conto, e un po' feticista, sì. Ma non è solo questo, cioè intanto l'errore è quello di avere condiviso questa cosa per la quale adesso verrò bandita, diciamo, da tutti i consessi scientifici del pianeta, numero uno. Numero due, il secondo errore è stato quello di cercare di giustificarla scientificamente, per cui non è solo una stranezza, ma una stranezza alla quale io ho cercato un fondamento, perché è iniziata per caso, naturalmente. E poi ho detto, ma forse io mi riaddormento stretta a questa meluccia perché le mele emettono etilene, allora magari l'etilene fa dormire perché in effetti è un anestetico, allora c'è tutto questo ragionamento, lo trovate effettivamente nel libro, salvo che poi ho scoperto che l'etilene è velenoso, è tossico, però in grandi concetti. La mela... quanto volete che ne metta, insomma, un po' così. Guarda, tanto il mondo della spiritualità ti insegna che gli errori legati alle mele non c'è proprio verso, perché comunque non li correggi. Per fortuna c'è la fisica, voglio dire, e con le mele invece c'è un rapporto un po' più positivo. Perché pure lo spirito, voglio dire, con la mela, Adamo ed Eva, infatti, no? Non sarà un caso, non so. Magari il tema del tuo prossimo libro, se sopravvivi alle prossime notti, potrebbe essere proprio questo. Senti, io vi ringrazio molto, sono molto interessante per me, e quindi ringrazio anche Pietro del Soldà per non essere stato qui. e lo saluto molto. Vi ringrazio tanto perché appunto è un contributo interessante rispetto al tema dell'errore. Stavo pensando adesso a una bella poesia di Borges che mi è venuta in mente prima quando forse tu parlavi del piantare le piante dedicate alle persone, mi è venuto in mente il giardino dei giusti eccetera, poi mi è venuta in mente la poesia di Borges sui giusti, che è una poesia appunto che è legata alla leggenda cassidica dei 36 giusti che reggono il mondo con il loro semplice esistere senza neanche sapere che stanno salvando il mondo. Borges scrive una poesia in cui elenca alcune delle azioni dei giusti e ce ne sono due che mi sembrano molto anche legate al contesto da quello che ci siamo detti. Una è lui dice che sono giusti e salvano il mondo quelli che preferiscono che abbiano ragione gli altri, che mi sembra una bella cosa anche rispetto alle dinamiche della ricerca scientifica, perché effettivamente tu metti la tua scoperta sotto gli occhi degli altri affinché ti aiutino a capire se quella scoperta è davvero solida e se è giusto che quella teoria proceda, e se non lo è, pazienza, va bene che abbiano ragione gli altri perché hanno smantellato qualcosa su cui non si sarebbe potuto costruire. E poi l'altra immagine invece dice anche è quelli che coltivano il loro giardino come voleva Voltaire, che è un'altra cosa molto bella legata appunto alla forse in questo caso non si dovrebbe parlare neanche di coltivarlo il giardino ma di lasciarlo crescere spontaneamente, ma insomma quello che diceva Voltaire era che quel giardino lì di cui tu prendi cura e poi anche il tuo giardino interiore, insomma mi sembra che di questo noi stiamo parlando rispetto all'errore e
che però bisogna anche saperlo lasciar germinare qualche volta, nel bene e nel male. Quindi grazie mille a voi per il vostro contributo, grazie ad Alessandra Viola. Grazie, grazie Armando, grazie a tutti. Grazie a Piero Martin. Grazie alla cartoleria torinese, grazie alle mele, Armando, grazie buon a aiuto. Tutti voi. Ci vediamo grazie nei prossimi giorni. Buona serata. Grazie mille, arrivederci.